Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi nella nostra regione si registrano 190 nuovi casi, ma anche 296 guariti e 7 morti. Rimane piuttosto costante il numero degli ospedalizzati, che è ancora al di sopra, soprattutto nei reparti di terapia intensiva, della soglia d'allarme. Il servizio. Il virus avanza a passo moderato, ma gli ospedali sono al limite. Si potrebbe sintetizzare così la situazione epidemiologica in Abruzzo. Oggi 190 nuovi casi di Covid su 4.154 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 4,6%, in linea con gli ultimi giorni. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 90. Le province con più nuovi casi sono quelle dell'Aquila e di Chieti, con rispettivamente 68 e 62 contagi, circa la metà di nuovi casi nel Teramano e nel Pescarese, dove i contagiati sono rispettivamente 33 e 30. Nelle ultime ore si registrano 296 guariti e 7 decessi, di cui due sono riferiti a morti avvenute nei giorni scorsi, ma comunicate solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo diminuiscono ancora, sono 11.068, 114 in meno rispetto a ieri. E se il propagarsi del virus è stabile, purtroppo lo è anche il numero dei ricoverati. 670 pazienti sono ricoverati in area medica, uno in meno rispetto a ieri. 89 sono invece ricoverati nelle terapie intensive, 4 in più rispetto a ieri, a fronte di 7 nuovi ingressi. Ormai da parecchie settimane il tasso di occupazione nelle rianimazioni è circa 10 punti percentuali superiore alla soglia d'allarme fissata dal Ministero della Salute. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha illustrato questa mattina in conferenza stampa all'Aquila la seconda fase della campagna vaccinale. Dopo la conclusione delle somministrazioni agli over 80 verranno vaccinate anche le altre categorie fragili e entro settembre si conta di vaccinare tutti quanti gli abruzzesi. Paolo Renzetti. L'auditorium Vincenzo Gioia della sede della Giunta regionale dell'Aquila ha ospitato questa mattina la conferenza stampa del presidente della regione Marco Marsilio per presentare la seconda fase della campagna vaccinale, una campagna vaccinale che partirà nella giornata di mercoledì. Soddisfazione per la regione per quanto concerne proprio il numero di cittadini abruzzesi vaccinati che pone l'Abruzzo ai primi posti in Italia. L'Abruzzo è tra le primissime regioni in Italia rispetto alla dosi che ci sono state fornite. Questo dimostra che abbiamo una macchina organizzativa capace di affrontare la sfida e di essere in grado di rispondere all'esigenza di salute e di sicurezza dei nostri cittadini. Con l'attuale programmazione di distribuzione delle dosi, che è la programmazione nazionale, noi di conseguenza ci regoliamo e quindi, come è previsto anche dal piano nazionale, raggiungeremo quell'obiettivo nel mese di settembre. Vorremmo tutti sperare che la produzione di vaccini aumenti e che nuovi vaccini arrivino in tempo utile per poter accelerare e arrivare magari con diverse settimane di anticipo a quell'obiettivo e già per l'estate poterci dichiarare, non dico Covid-free, ma insomma sostanzialmente fuori dall'emergenza e dalla fase critica. Come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verisi, partirà mercoledì e i primi ad essere vaccinati saranno i fragili e i disabili. Un'organizzazione che si progetta su due basi fondamentali, sia da un punto di vista gestionale, ossia di strutture su tutto il nostro territorio, sia nella forma hub che SPOC e soprattutto delle unità mobili nel momento in cui ci dovesse essere bisogno, e la presa in carico di tutti i nostri pazienti da parte dei medici di medicina generale, da parte dei farmacisti, odontoiatri, dei medici dello sport. Quindi un ampio diciamo convergenza da parte di medici e specialisti per portare avanti questa campagna. Una campagna che vede, che parte da mercoledì e che è finalizzata a vaccinare prevalentemente come primo step, come primo gruppo, le persone disabili e poi le persone fragili. I vaccini che non sono stati utilizzati nei giorni scorsi verranno recuperati?
Sì, i nostri vaccini sono già tutti recuperati perché devo dire che nella nostra regione c'è una grande adesione, aderenza anche al vaccino che è stato sospeso negli ultimi giorni. Soddisfatto il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che questa mattina ha seguito qui all'Aquila la conferenza stampa sottolineando l'importanza di poter vaccinare gli oltre 8.000 fragili della nostra regione. Sì, anche perché ci stiamo lavorando da 3 mesi. E devo dire che siamo stati la prima regione in Italia a introdurre come fragilità la disabilità e siamo davvero molto soddisfatti di questo traguardo. Abbiamo stimolato, proposto e la regione, devo dire che ci ha ascoltati e mercoledì otterremo davvero un traguardo meraviglioso e avevamo criticato addirittura il piano della vaccinazione nazionale perché non conteneva la disabilità tra la fragilità. Ricordiamo anche che abbiamo ottenuto un'altra cosa importantissima che è quella di far vaccinare i caregiver degli under 16 e dei disabili che non si possono vaccinare. Un lieve miglioramento del tasso di positività al Covid si registra nella provincia di Teramo che scende di qualche punto. Intanto continua senza sosta la campagna di vaccinazione della ASL teramana ed è tutto pronto per iniziare a vaccinare anche i 2.088 disabili teramani. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Diminuisce il tasso di positività al Covid-19 in provincia di Teramo. Nell'ultima settimana la percentuale è passata dal 5,99% al 4,33%, un dato che fa tirare un respiro di sollievo agli operatori sanitari impegnati a combattere questa pandemia. Ad oggi nei 3 ospedali teramani sono ricoverate 163 persone. L'età si attesta tra i 50 e i 60 anni, mentre a differenza dello scorso anno sono pochissimi gli ultra ottantenni ospedalizzati. Il Covid è una patologia difficile da pronosticare perché ci ha dimostrato più volte di cambiare nel tempo e di metterci così in difficoltà, però certamente un dato di una riduzione sul territorio è una buona notizia perché solitamente dopo una settimana, 10 giorni noi vediamo la riduzione sugli ospedali e dopo un periodo analogo vediamo la riduzione anche sulle terapie intensive. L'altro dato è sull'età, cioè gli over 80 sono in pochi ad essere ricoverati. Pochissimi, veramente. Pochi sono tutte persone o che non hanno avuto il vaccino per motivazioni varie oppure che hanno avuto la prima dose e questi generalmente vanno molto meglio rispetto a qualche tempo fa. Quindi secondo me la prima dose di vaccino ha dimostrato di avere un effetto protettivo che non è la non espressione clinica di malattia ma una espressione più soft che comunque noi prendiamo sempre in maniera molto positiva. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo. Nei prossimi giorni arriveranno quasi 12.000 dosi di vaccino tra Moderna, Pfizer e AstraZeneca. In settimana 4 squadre dell'ADI raggiungeranno a domicilio gli ultraottantenni allettati ed è tutto pronto per iniziare a vaccinare i 2.088 disabili della provincia insieme ai caregiver. Un percorso particolare sarà riservato agli autistici. Questa settimana avremo una grossa fornitura di fiale di vaccino, questo ci consente di attuare la nostra programmazione, di portare avanti la nostra programmazione innanzitutto con gli ultraottantenni che sono allettati, quindi che non possono deambulare e quindi dovremo fare a domicilio. Li raggiungeremo con 4 squadre idoneamente predisposte dell'ADI che andranno lì sul posto e questo è ovvio che si tratta di un procedimento un po' più lento rispetto a quello che ha visto la vaccinazione degli ultraottantenni nei centri vaccinali. Infine diventano zona rossa i comuni di Sant'Egidio, Sant'Omero e Mociano. Allerta massima a Campli, dove sono risultati positivi 14 extracomunitari nel centro di accoglienza per stranieri. Cambiamo argomento, è stato indetto in tutta Italia il primo sciopero dell'indotto Amazon. Drivers, addetti alle pulizie, magazzinieri, i lavoratori e le lavoratrici chiedono maggiori tutele e diritti e l'appello alla comunità è quello a non fare acquisti online, acquisti delivery almeno per la giornata di oggi. Noi siamo andati davanti ai cancelli Amazon di San Giovanni Tatino con i sindacalisti della CGIL. Il servizio è di Alfredo Primante. Noi avevamo chiesto in questa giornata di far sì che nessuno degli utenti
inviasse una richiesta online di acquisto proprio per essere solidali nei confronti di questi lavoratori. Chiedono sostegno per i lavoratori che durante la pandemia non si sono mai fermati ed hanno garantito le consegne a domicilio. I sindacalisti della CGIL, del NIDIL e della FILT anche in Abruzzo sostengono le rivendicazioni dei lavoratori dell'indotto Amazon, driver, magazzinieri e addetti alle pulizie. Nella giornata di sciopero proclamata a livello nazionale a seguito della indisponibilità dell'Asso Espressi, associazione datoriale che rappresenta Amazon in questa vertenza, ad accogliere le richieste del sindacato. Grande quantità di lavoro, soprattutto risarcimenti dei danni che vengono chiesti ai lavoratori anche quando non ci sono le condizioni e soprattutto la tutela per questi lavoratori che nel rispetto dell'articolo 42 del contratto collettivo in caso di cambio di appalto, a cui mi sento di dire tra le situazioni più importanti che vanno messe in evidenza è la possibilità di essere riconfermati, perché questi utilizzano una rotazione sistematica dei lavoratori con contratti a scadenza e vengono rinnovati sistematicamente con altra forza lavoro, quindi non rinnovano i contratti. Le relazioni sindacali con Amazon restano complicate in tutto il mondo e anche in Italia, raccontano i rappresentanti dei lavoratori. C'è la sensazione di un controllo che definiscono intimidatorio, mirato a non far diffondere le rivendicazioni tra i lavoratori. Amazon è una delle realtà di distribuzione logistica più ricche del pianeta e il problema sono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che non sono riconosciuti appieno. Questa avvertenza dei driver, di chi consegna le merci di Amazon, può essere assimilata anche a quella delle persone che consegnano invece a domicilio i pasti, i cosiddetti rider? Sì, tant'è che i riders, anche sui riders ci sarà un primo sciopero il 26 di marzo, hanno dato solidarietà ai drivers di Amazon. Questa ancora di più, quella di oggi, della filiera Amazon, diciamo, è il primo sciopero nazionale, il primo sciopero in Europa di tutti i lavoratori Amazon, quindi i lavoratori somministrati che preparano i pacchi, i lavoratori delle pulizie che puliscono gli stabilimenti e i driver che portano i pacchi a casa dei consumatori. Criticità e opportunità per migliorare la gestione idrica in Italia e in Abruzzo. Legambiente ha presentato il report Acqua in Rete in occasione della giornata mondiale dell'acqua, un bene questo sempre più prezioso. Vediamo il servizio. Acqua da tutelare e non sprecare. Il dossier di Legambiente Acqua in Rete, presentato in occasione della giornata mondiale dell'acqua, racconta di una Italia e di un Abruzzo sprecone che getta via oltre un terzo dell'acqua che circola nella rete idrica e che ha un record negativo anche nell'utilizzo pro capite, oltre i 400 litri annui. Servono investimenti e bisogna farlo attraverso il recovery plan, dice Legambiente, che chiede anche l'immediato recepimento della nuova direttiva europea sull'acqua, che introduce nuovi elementi inquinanti da controllare e alza i limiti delle sostanze che ne determinano la contaminazione. Chiediamo che la nuova direttiva comunitaria sia recepita nei tempi rapidi, entro il 2023, non con le deroghe in procrastinabili che abbiamo da sempre, a cui siamo sempre soggetti. Al tempo stesso vogliamo chiedere che ci sia una visione integrata della gestione di questa risorsa attraverso un piano nazionale di tutela dell'acqua, che è un bene che viene utilizzato anche in modo troppo dispendioso, del resto l'Italia è il primo paese proprio per consumi. Al tempo stesso abbiamo regioni, tra cui l'Abruzzo, che vanno in deficit soprattutto durante l'estate e questo è un problema. Bonifiche e depurazione, i due capisaldi degli interventi da attuare per tutelare l'acqua in Abruzzo, dunque intervento immediato su Bussi unito alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, ma anche incremento della capacità depurativa per fiumi e laghi. Sicuramente dobbiamo fare in modo che anche dal basso ci siano nuovi stili vita che ci permettono di ottimizzare al massimo questa risorsa, però bisogna intervenire anche sulla dispersione che purtroppo per il 34% caratterizza ancora le nostre reti regionali e far sì che emergenze come quelle del Gran Sasso vengano migliorate, perché non possiamo permetterci che ci sia un'acqua che sia dispersa ogni secondo. C'è poi tutto il capitolo legato alla depurazione, ad esempio si attende il depuratore di Pescara nuovo.
Anche su questo bisogna accelerare, oltre un terzo del sistema non è ancora a norma, Pescara è un esempio, bisogna fare in modo che queste risorse anche messe in campo siano ottimizzate al meglio e utilizzarne altre che possono venire anche dal nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, che possono far sì che attraverso i giusti investimenti la tutela e la gestione complessiva di questo bene comune, che appunto l'acqua, sia possibile e vada a rendere più sostenibile la nostra stessa esistenza. La nostra è una società sempre più secolarizzata e molte meno persone ricevono quest'oggi la vocazione, scelgono di vivere in clausura, tant'è che chiude il monastero di clausura di Corfinio in provincia dell'Aquila. La mancanza di vocazioni locali ha indotto la Federazione dei Monasteri della Visitazione dell'Italia Centromeridionale alla decisione, a conclusione della visita canonica fatta a febbraio dello scorso anno al monastero. La comunicazione al Vescovo di Sulmona, Michele Fusco, è arrivata dalla Madre Federale il 12 marzo scorso. Lo stesso Vescovo ha spiegato che la decisione è stata presa per l'assoluta mancanza di vocazioni locali, tanto che in questi anni è stato necessario far ricorso a monache provenienti dalle isole Samoa, fatto che però avrebbe portato problematiche alla stessa comunità. Questa notizia, ha concluso il Vescovo, mi ha molto addolorato. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dal calcio di Serie B, ennesima sconfitta per il Pescara, che perde anche a Vicenza e sembra sempre più destinato ad un'amara retrocessione in Serie C. Atteggiamento e intensità che sono mancati anche allo stadio Menti, come ammette anche il DS biancazzurro Antonio Bocchetti. Ascoltiamolo. Ci ha lasciato veramente perplessi, anzi. Siamo stati poco incisivi, poco cattivi, poco nervosi, poco tutto. Per vincere la partita abbiamo bisogno di altre cose. Per vincere la partita abbiamo bisogno di compattezza, di nervosismo, di vincere i duelli. E oggi veramente abbiamo fatto pochissimo per riuscire a vincere la partita. Questo atteggiamento qua non può essere sufficiente per la salvezza, assolutamente no. Sicuramente la sconfitta di Ascoli non è che ci ha fatto... Ci ha lasciato bene, anzi la sconfitta di Ascoli è stata pesante, pesantissima per tutti, però pensavamo che onestamente qui si venisse a fare un altro tipo di partita, questo non è stato, dobbiamo assolutamente cambiare registro, cambiare ritmo in fretta, molto in fretta, abbiamo 10 giorni per lavorare, per ricaricarci un'altra volta, ma... Noi ci crediamo sempre, però in questo momento qua ci devono credere molto i calciatori, perché poi vanno loro in campo e sono loro che determinano i risultati. E se andiamo con questo spirito andiamo veramente da nessuna parte. Soprattutto dopo il gol che hanno fatto loro veramente non c'è stata reazione, tranne quando poi abbiamo cambiato un pochettino di giocatori, ma è stato più un fatto di inerzia che un fatto emotivo, onestamente. Non c'è stata nessuna reazione emotiva, tranne l'1-2 che hanno fatto Vokic e De Sena. Penso che De Sena abbia avuto le uniche palle gol del match, uno il primo tempo importante per riuscire a vincere, a andare in vantaggio, e l'altro per pareggiarla. Veramente pochissimo per riuscire a vincere qui a Vicenza con una squadra che comunque a livello nervoso c'è stata, si è vista dal primo minuto. Non è semplice, perché si sente troppo la responsabilità addosso in un momento critico, però bisogna recuperarli questi giocatori, perché sono quelli che comunque ci possono permettere di salvarci. È normale che in una partita dove ci sono due giocatori che alzano un pochettino l'asticella, noi abbiamo bisogno che tutti quanti alzino l'asticella in questo momento qua, ma non perché la squadra non ci crede, anzi i giocatori in allenamento salgono molto bene, sono molto presenti. È normale che poi in partita, per un episodio o per un altro, viene a mancare tutto quello che si è fatto in settimana, soprattutto quello che dice l'allenatore, quello di alzarci, quello di andare a vincere i duelli, di giocare un pochettino più uno contro uno. È normale che la prima difficoltà abbassi col baricentro, ci vogliono troppi metri per andare in avanti. Noi abbiamo bisogno di una squadra che prima cosa onori una regione, una città, e onori una squadra di calcio che è il Pescara, che è gloriosissima. Quindi abbiamo bisogno un pochettino di alzare qualcosa in più per cercare di centrare questa salvezza. Serie C, seconda sconfitta consecutiva per il Teramo, che cade tra le mura amiche
contro la Virtus Francavilla per 1-0, stesso punteggio dell'ultima gara prima del lockdown della scorsa stagione. Stavolta è Ciccone a condannare il Diavolo, che mostra i soliti limiti in fase offensiva che ne hanno condizionato il rendimento per tutta quanta l'annata. Il servizio di Ania Cantagalli. Seconda sconfitta consecutiva, terza stagionale al Banolis. Il Teramo non poteva iniziare in maniera peggiore il miniciclo di gare fino al termine della stagione contro formazioni più abbordabili. A distanza di un anno la Virtus Francavilla passa con lo stesso risultato 1-0, tornando a vincere dopo un mese e mezzo di astinenza. Paci cambia solo un mungo rispetto alla formazione delle ultime uscite, chiamando in panchina Pinzauti per lanciare l'ex Cosenza da titolare accanto a Bombaggi. Colombo all'esordio sulla panchina della Virtus Francavilla conferma invece il 3-5-2 con Vasquez e Ciccone terminali offensivi. I pugliesi fanno tappa al Bonolis a caccia di punti salvezza, ma nel primo tempo questa necessità resta di fatto negli spogliatoi. Il Teramo prova ad approfittarne rendendosi di fatto più pericoloso. Al 13° Vitturini mette in mezzo per Mungo che fa da sponda per Bombaggi, ma Costa capisce ed anticipa il biancorosso. Un minuto dopo Lewandowski si fa trovare pronto sul tentativo dalla distanza di Caporale. Il Diavolo torna avanti con Costa Ferreira, ma né Bombaggi né Mungo hanno un impatto felice con il pallone in piena area, tale da creare davvero pericoli. Il primo vero tentativo nello specchio della porta ospite porta la firma di Santoro, che al 19° carica di nuovo il destro sulla scia della gara contro la Ternana, ma l'estremo biancazzurro riesce ad opporsi. Prima della mezz'ora l'unica vera occasione nel primo tempo, Bombaggi vede il movimento senza palla di Mungo, che si infila tra i centrali della Virtus e fa partire un destro che Costa allontana come può. Al 36° si va da Costa a Costa con il portiere di Colombo a neutralizzare il tentativo del centrocampista di casa. La ripresa si apre male per il Teramo. È infatti al terzo che Ciccone mette a segno quello che sarà il gol vittoria, con tentativo a palombella, non è chiaro se con deviazione o no, ad infilare Lewandowski. La reazione del Teramo in verità non ci sarà mai. Al 16° Tentardini chiama in causa Costa Ferreira, che spinge il suo quasi omonimo ad allontanare la sfera dall'area per evitare guai. Kumara di Verona deve alzare bandiera bianca dopo il quarto d'ora per un problema muscolare. A suo posto va in campo il quarto uomo Giaccaglia di Iesi. Con lui va sul terreno di gioco anche Pinzauti per Costa Ferreira, con il Diavolo che si veste di 3-5-2 come gli avversari. Di occasioni però i biancorossi ne avranno poche. Al 35° Pinzauti a provarci senza esito, ma 5 minuti più tardi la Virtus sfiora addirittura il 2-0 con Caporale che si fa tutto il campo palla al piede impegnando Lewandowski. Le ultime chance passano ancora dalle parti di Pinzauti nel maxi recupero da 11 minuti. La prima è quella che l'attaccante raccoglie di testa, non riuscendo però a dare forza a sufficienza. Infine ci pensa Rigoni dalla sinistra a servirlo, ma l'ex Novara non inquadra lo specchio col mancino da posizione defilata. Per il Teramo è un KO pericoloso in ottica playoff, considerati i risultati concomitanti. I biancorossi restano ottavi, ma devono preparare la reazione domenica prossima in casa della Vibonese. È nata questa idea perché sapevo che loro venivano qua e venivano chiusi con 5 difensori, 3 centrocampisti e quando trovi squadre totalmente chiuse, secondo me hai bisogno di gente tecnica che può determinarti lì in mezzo a spazi chiusi qualche giocata importante, e per quello è stata fatta la scelta di Mungo, perché sapevo che non avevamo profondità, non avremmo avuto profondità contro loro totalmente chiusi, e la scelta di Mungo è proprio per questo, per avere un giocatore più tecnico che all'interno di quegli spazi chiusi potesse con la sua tecnica darci una mano. Certo che poi da un giocatore come Mungo tutti ci aspettiamo che prima o poi determini una partita, e siamo in attesa di questo, perché è un giocatore importante, non è che ho messo in campo un giocatore che è sconosciuto, e quindi la mia scelta è stata per quello. Eravamo la terza partita e secondo me Mungo, che era un giocatore fresco, ci stava di inserirlo oggi in una partita così, perché no? Faccio fatica a capire il contrario, nel senso che è un giocatore che non ha giocato le due partite precedenti, è un giocatore che era fresco, è un giocatore importante. Non capisco, non so perché battete su questo punto, che non credo che sia questo il problema. Oggi abbiamo perso perché onestamente abbiamo giocato male, e più c'è stato un pizzico di sfortuna nell'occasione del gol. Queste sono partite purtroppo che
che subisce un tiro in porta come abbiamo subito noi, abbiamo perso la partita. In queste partite qua devi giocare bene, devi giocare meglio di quello che abbiamo fatto noi, soprattutto nella fase offensiva. E quindi l'analisi è anche semplice, non dobbiamo nasconderci dietro le scelte o nasconderci. Abbiamo giocato male, la fase offensiva non è stata buona. E quindi non dobbiamo fare altro che metterci là sotto a lavorare, non è morto nessuno, e andare avanti. È una cosa che può capitare, comunque questi ragazzi sono sempre loro, hanno quasi sempre giocato gli stessi, non è una scusa, ma percepivo prima della partita che c'era un po' di stanchezza, e quindi in una fase del campionato così, alla terza partita, una partita così contro una squadra chiusa in cui dovevi star bene fisicamente, noi non eravamo brillanti e abbiamo perso per questo fondamentalmente. La quinta di ritorno in Serie D ha visto solo tre abruzzesi in campo, pareggiano in trasferta a Pineto che tornava in campo dopo ben 50 giorni di stop e Giulianova che sfiora il colpaccio a Genzano. Perde invece nel finale il Castelnuovo a cospetto del Castelfidardo. Jacopo Forcella. Neppure una vittoria, solamente due pareggi nella 22esima giornata del girone F di Serie D che ha visto dopo quasi 50 giorni il Pineto tornare a disputare una gara di campionato. Biancazzurri dopo il rinvio per neve di Campobasso avevano saltato i match con Notaresco, Castelnuovo, Vasto Gerardi e Vastese oltre a quelli lasciati indietro nel girone d'andata. La sfida a distanza tra Pagliari sulla panchina della Recanatese e il suo ex giocatore ai tempi dell'Aquila Marco Pomante finisce in parità 2-2. Pineto avanti in apertura con Minnozzi, Leopardiani che sciupano il rigore con Sbaffo che prova lo scavetto ma non sorprende Meri. Al secondo minuto di recupero del primo tempo Raparo però consegna la parità ai giallorossi che proprio con Sbaffo ad inizio ripresa mettono la freccia e sorpassano per il 2-1 che durerà però solo 6 giri di lancette perché Minnozzi al 70esimo batte Santarelli per la doppietta personale e per la marcatura che regala il punto ai biancazzurri. Pineto che torna in campo già mercoledì. Al Civitella c'è il recupero contro l'Olimpia Agnonese, primo degli 8 scontri da giocare anche la Recanatese all'infrasettimanale contro il Tolentino. Sono affrontate due squadre molto forti, dispiace perché noi all'inizio, i primi 20 minuti, eravamo partiti forti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, avevamo anche la possibilità di raddoppiare, però poi giustamente dopo due mesi che non giochi, un mese e 25 giorni che non giochi, sai, perdi un po' di misura perché un conto è fare le partite tra di noi, un conto poi giocare la domenica. Poi è normale che è uscita fuori anche la qualità della squadra avversaria perché ci dimentichiamo contro chi giocavamo, la Recanatese per me è una squadra forte, è una squadra organizzata perché il mister lo conoscevo bene. Però dai, tutto sommato sono contento soprattutto della reazione dei ragazzi perché andare in vantaggio, subire il pareggio e poi il 2-1 loro, sai, in questa situazione ci può stare pure che molli mentalmente, invece questa squadra non mi ha sorpreso perché ero convinto del loro valore, però mi sono piaciuti. Pineto 18 punti come il Giulianova che sfiora il colpaccio a Genzano contro la Cinzia Albalonga. La squadra di Bitetto sembra essere trasformata e con Massetti passa in vantaggio nel primo tempo. La Cinzia ci prova e nel finale minuto 85 con Cardella agguanta l'1-1, anche se Paudice a tempo quasi scaduto potrebbe regalare il nuovo vantaggio agli abruzzesi, ma il pallone si infrange sulla parte esterna del palo. Questa è una partita dove noi abbiamo sofferto prevalentemente la loro fisicità davanti alla nostra area di rigore, perché poi per il resto è stata una partita ben combattuta, sofferta magari in alcuni tratti da parte della nostra difesa, però poi quando uscivamo palla al piede riuscivamo quasi sempre a rendere pericolo. Però è un vero peccato, però insomma va bene così, anche perché avrei firmato forse per un pareggio, questo è scontato, però per come è andata la partita, per questi particolari, è un peccato non averli presi tutti e tre i punti. Cade invece il Castelnuovo, lo fa tra le mura amiche dopo essere stato sul doppio vantaggio contro il Castelfidardo. La formazione di Guido Di Fabio va in vantaggio con Fagioli e poi proprio l'attaccante si procura il rigore che Loviso trasforma per il 2-0 che sembra mettere in ghiaccio la partita. Così non sarà perché Giampaolo riapre tutto in maniera fulminea e dà il via alla rimonta a Fidardens che si concretizza con il pari di Bracconi e la staffilata a tempo scaduto di Perpepai.
Castelfidardo che si impone e Castelnuovo che perde un punto rispetto alla capolista a Campobasso, fermata sullo 0-0 dal Matese. Una buona notizia questa per il notaresco, che ha visto rinviato il match col Monte Giorgio. Stesso discorso per la Vastese, che dovrà recuperare la sfida non disputata ieri contro l'Aprilia. La mia squadra penso che abbia fatto forse la più bella partita della stagione contro un avversario che sapevamo forte e che non gli abbiamo fino a quel momento concesso niente. Poi purtroppo gli episodi, no, poi ti cambiano le partite, e abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, non l'abbiamo chiusa, alla fine queste palle buttate in avanti, rimpalli vinti, e abbiamo perso una partita che ha dell'incredibile secondo me. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi sono sul canale YouTube, sul sito tv6.it. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con replay di Enrico Rocchi, ovviamente la trasmissione dedicata al Pescara Calcio. Dal TG6 è tutto, prossima edizione alle 23. Grazie, una buona serata.